Capito, animale? È incredibile, oh, non si riesce a dire la parola esposito che tutti quanti dicono, ma lei di là, ma infatti viene spontaneo dire, io sono settentrionale. E io cosa ho bisogno? Ho bisogno di parlare con tutto il capitolo. È un... Arriverà. Allora, chiedo scusa, sono stato trattenuto a pensare di una vecchia marchesa. Era perdoni la marchesa. È incredibile come assomiglia. Alla vecchia marchesa. Ah no, suo zio, al condanno esposito. Ah, al condanno esposito Gennaro. Hai conosciuto mio zio? Certo, in accademia. Poi ci siamo conosciuti in Libano. Senta, permetta che comunque mi presenti. Colonnello di fanteria Gennaro Esposito. Esposito di Napoli. È una scherza che mi perseguita da 50 anni. Quale scherzo? Io non posso fare a meno di dire Esposito che tutti quanti dicono no, di Napoli, Napoli. Ma veniamo a noi. Una delle ultime volte che ho avuto il piacere di incontrare suo zio disse Esposito! Proprio Esposito! Se un giorno la vecchia carcassa si dovesse attingere va pure a trovare il mio caro nipote a Roma, il dottor Gardini. Allora si tratta della sua vecchia carcassa? Scusi, prego, si può. Grazie. Dunque, allora, che cos'è che non va? Problemi di digestione? No, io mangio ancora le ospiche col guscio. Ah. Ancora la cotta, i reumatismi? No, niente di queste porcherie. E allora, E allora? Dottore, non sono più il bando combattente di un tempo. In che senso? Un tempo in tutte le missioni a cui ho partecipato passavo in assegna tutte le tecniche del contingente. Tutte? I miei uomini avevano bisogno, i miei colleghi avevano bisogno di avere bottiglie di whisky, di spumante, di al giorno. Io invece avevo bisogno di tre pentole. Tutti i giorni? Tutti i giorni, scusa, la domenica. È già la domenica riposo. La domenica in doppio. Complimenti. La domenica in tutte le feste comandate. Complimenti. E adesso è un po' di tempo che non capisco più quello che mi sia successo. Il primo assalto passo di carica, il secondo passo normale e il terzo la guarnigione a mai la bandiera. La guarnigione non è eterna. Dottore, guardiamoci. Sono un uomo finito. Ma no, stia tranquillo, adesso mi sediamo su. Prego. Tolga la giacca e si stenda sul lettino. Solo la giacca, guarda, non mi prego. Qui, dottore? Sì. Quanti anni ha questa provvisione? 40! Complimenti, guarda. Ma si può fare qualcosa? Ma guarda, non è niente di grave, ha soltanto bisogno di riposo. Penso. Sì, anzi, guarda, ti consiglio una cura termale. Termale? Sì, 21 giorni applicativi per la vita che sono passati. Ah, applicativi? Sì, c'è una sorgente che fa proprio a caso vostro. Sorgente Giulio Cesare. Oh, sì, allora se mi può giocare io ci vado su. Le trovi nel corridore. Il 2 giugno è festa nazionale. Dottore, posso portare con me una femmina? Ma quali giorni ho bisogno di riposo? Dottore, non posso passare il giorno da festa nazionale da solo! Vabbè, ci porti con forse una figlia. Una figlia, forse non ricorda niente. No, deve sapere, dottore, che 20 anni fa partecipai ad una missione a Parigi, dove ho conosciuto un caffè Chantal, una splendida donna, si chiamava Zozo, che occhio che aveva Zozo, che temperamento che aveva Zozo, cantava con un cane. Ma ha detto come suonava. Mi scusi, dottore. Dopo 3 mesi di tanta passione reciproca interrotta soltanto da qualche schiaffo per compensare i motivi di gelosia, fui mandato in Libano, ove rimasi 9 mesi. Una bella mattina mi è venuto di grande: sei padre, bambina, rimpatria subito. Quella donna era brava a suonare, ma il militare capiva ben poco. Come suo soldato poteva rientrare quando voleva. Da Libano fui mandato in Kosovo, dal Kosovo
località del deserto di Nevada. Rientrai dopo 20 anni in Castinazzo. E so, se l'ero dimenticato. E se le dicessi di sì, lei mi prenderebbe. Qualche mese fa ero a Milano, nella chiesa dello Stato di Roma, e fu annunciato un direttissimo per Parigi. Parigi. A quel nome mi si dice se te lo ricordo. Mia figlia! Presi subito un biglietto per Parigi, uscì dalla stazione della Parigi, mi recai dove succedeva il caffè Chantal. Al suo posto c'era un bellissimo condominio di 50 anni e nessuno conosceva il suo. Non so neanche se non è grave. Faccia dentro, faccia dentro. Sono già disturbato fin troppo con le mie chiacchiere. Stavo dimenticando, parlo del quanto le leggo. Ma assolutamente nulla, un vecchio compagno d'armi di mio zio, una bella stretta di. Ah, bene, bene, dottore. E la prossima volta che vieni a Roma non dimentichi di venire a trovare, perché voglio presentare mia moglie. Ah, certo.